E la prossima destinazione è proprio il Museo delle Cere di Madame Tussaud. Cavolo, entrare qui è come entrare da The Bears dei diamanti, eh. Tutti sono andati con gli ascensori e noi abbiamo fatto fare le scale. Ho aspettato anni della vita per incontrarlo e poterlo abbracciare. Con James Bond non possono farmi da poco, eh? Attenzione, lei è il capo del servizio segreto. Nate per fare le modelle. Nel nostro video è Madonna, ma è anche Siria. Sta prendendo le misure dei suoi capelli per farsene anche lui! Adesso Simone vuole pure la foto con Donald Trump. Ragazzi, ci sono anche gli youtuber da Madame Tussaud. Abbiamo qualche speranza? Allora ragazzi, loro lei ha 12 milioni di follower, lui ne ha 4 milioni, noi ne abbiamo 5,57. Dobbiamo almeno arrivare a 1000, eh. Questo è un buon perché motivo. Perché se top up io siamo. È un buon motivo per iscriversi al nostro canale YouTube. Vai! Così ci vedrete la prossima volta al Museo delle Cere di Londra! Che cazzo! Dove spiegano un po' come realizzano tutte queste belle statue di cera. Non so se avete capito, ma all'interno del bagno c'è la musica di Star Wars e uno mentre fa la pipì tranquillamente. Sterline per una foto, direi che sono un po' troppe, però. Eccoci ritornate a casa. Finalmente? Allora, no, finalmente, mi piace viaggiare. Com'è andata questa Madame Tussaud? Cosa ci racconti? Tussaud. Non lo diremo mai nella maniera corretta. È stato bello, mi è piaciuto un sacco, mi sono divertito, è stata una delle attrazioni che mi sono piaciute di più a Londra, devo essere sincero, inaspettatamente. Sì, sì, io pensavo che fosse assolutamente una cosa noiosa, invece siamo rimasti dentro quasi 2 ore e mezza, perché oltre alle cere c'è poi il giro in trenino, appunto c'è il cinema, quindi si sta un cinema bel po' di... Cinema 4D dove ti soffiano l'aria, è bellissimo. Non ti ho sputato, no? No, non mi hai sputato, è bellissimo, per cui si passa veramente un pomeriggio intero, quindi merita il costo dell'ingresso. Che costa? Allora, l'ingresso, insomma, sai che i prezzi per queste attrazioni della Merlin sono sempre un po' così ballerini. Il prezzo medio sono 29 sterline, che equivalgono a circa 32-33 euro. Però se prendi diverse attrazioni della Merlin come London Eye e come London Dungeon, come insomma altri, e ce ne sono un sacco, ce ne sono 5-6 a Londra, risparmi un pochino. E comunque l'ingresso per una famiglia in genere sono 110 sterline. Però li merita tutti, secondo me. Unica nota negativa è che per entrare devi fare una fila allucinante. Sempre. E poi insomma ci sono i dovuti e doverosi controlli, per cui c'è questa cosa noiosa di togliere gli zaini, di farsi controllare, eccetera eccetera. Però ve lo posso assicurare, da una perplessa che non voleva andare, merita. Come dicevo anche nel video, sembra di entrare da The Bears. Ecco, però noi stiamo registrando tutto sto video, ma il microfono dov'è? Qua. Ah, nascosto. Ma ha fatto il barbatrucco. Altro difetto? Una cosa importante da sapere è che quando prendi il biglietto, specialmente se prendi il biglietto online, vi consiglio di prenderlo online perché c'è sempre la fila e gli ingressi sono ad orario. Hai solo una finestra di 15 minuti per entrare, pertanto non puoi arrivare in ritardo, non puoi arrivare prima, non puoi arrivare dopo, e per cui sono abbastanza rigidi su sta cosa e questo è sicuramente un difetto. Tra i pregi, secondo me è una bella attrazione all'interno. No, può essere anche un pregio, perché così una persona puntuale e precisa sa che a quell'ora deve essere lì e entra. E quindi si organizza. Quanto tempo ci si
sta più o meno dentro nell'attrazione? L'ho già detto prima. Quanto? 2 ore e mezza. L'ho già detto prima, tu non mi hai ascoltato. Oggi... ragazzi, diteglielo che lui non mi ascolta quando parlo. Guarda che c'è un ragno che sta scendendo dal soffitto. Che chi è? Spider-Man, guarda come si cala. Aspetta, eccolo qua. Oh, che schifo, dai. Come io non sono aracnofobica, niente, zero. Mi fanno talmente schifo che non c'è altro da aggiungere. Okay. Ritornando a noi, iscrivetevi al canale YouTube. Assolutamente, dovete mettete farlo. Like. Schiacciate la campanella che vi serve per ricevere tutte le notifiche. Ed intanto che voi vi iscrivete, fate tutte queste cose, vi aspettiamo nei commenti, io disinfesto casa perché mi fa male. No, l'ho schifo. Messo fuori, poverino, l'ho portato fuori col suo filino. Ci vediamo al prossimo video. E mercoledì comunque... e domenica vi aspettiamo sul canale YouTube. Da Madame Tussauds c'è anche Spider-Man da vedere. Ma quello è simpatico, questo era schifoso. Ciao ragazzi. Ciao.